Il borgo si distingue rispetto al resto dell'abitato. Le strade rettilinee e la disposizione razionale degli edifici confermano ancora oggi la pianificazione quattrocentesca voluta dai senesi. In questo ambito, nella piazzetta dell'Unione, concepito come un vero e proprio spazio urbano, era presente il Palazzo del Comune. Ai margini del centro storico sussiste la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, aggiornata e ampliata nel corso dell'Ottocento, e l'oratorio del Santissimo Nome di Gesù, luogo di culto e riferimento di una compagnia laicale. Questi edifici religiosi custodiscono ancora oggi una pregevole suppellettile ecclesiastica, a testimonianza della devozione popolare. Questo punto di approvvigionamento, fondamentale per la popolazione del borgo, si colloca lungo la via della Pila, l'antica strada che costeggiava esternamente le mura del castello. Sasso Fortino è una frazione del comune di Roccastrada ed è situato sul rilievo collinare del Monte Sassoforte, a poca distanza dall'antico castello. Il paese, tra castagni secolari e campi coltivati, ancora oggi racconta la sua storia e le sue tradizioni. Il centro abitato ha origini medievali e, nella seconda metà del XV secolo, conosce un sostanziale aggiornamento urbano per volere della Repubblica di Siena. Durante l'età moderna il paese è sede comunale ed è il riferimento di una comunità di pastori e agricoltori, dove si distinguono comunque alcune famiglie più facoltose. Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, Sassofortino, similmente ad altre realtà delle colline metallifere, conosce una notevole espansione grazie allo sfruttamento delle risorse minerali. Allora, buongiorno, siamo qui con Massimo Testini che realizza questi bellissimi bastoni, no? Vero Massimo? Bastoni, ecco. Personalizzati, le fai anche su richiesta, volendo. Sì, dipende quello che ti dice il legno, giusto? Sì. A volte ascolta, Massimo, che ti dice il legno, e a volte uno parte con idea e trova il legno adatto. Come è iniziato? Com'è venuta questa passione, Massimo? Ho sempre avuto passione per il legno e poi dopo ho cominciato, ho provato a fare la scultura, ho visto che mi riusciva, e ce l'ho lì in casa. Va bene, Massimo, ti ringrazio. Sì. Che vuoi dire? Qualcosa vuoi... sì, ma sono in vendita? Sì, infatti sono in vendita. Ora. Questo è uno scimmione. Questo è, ecco, è un po' polveroso.